trovati, è un po' che non ci sentiamo, sto finendo delle cose per cui in questo momento non riesco a essere assidua, ma finiranno tra poco e riprenderemo i nostri incontri bitrisettimanali. Ci sono tante cose che sto preparando, anche delle novità per il canale, ma c'è qualcosa che in questi giorni si sente nei telegiornali e ho moltissimo sulla rete che non potevo ignorare o rimandare, ma è la questione della Blue Whale Challenge, cioè la sfida della balena blu. Allora, ho ascoltato il video di Breaking Italy di Shai, che sapete che stimo e che poi farò la recensione del suo canale. Da una parte ha ragione, comunque i video che cito ve li metto nel box informazioni, così potete anche farvi un'idea e magari anche scoprire nuovi canali molto interessanti, appunto come quello di Breaking Italy. Sì, sicuramente può essere una notizia che in questo momento serviva per fare dei servizi giornalistici, sicuramente qualcosa che è pro domo iene, però c'è qualcos'altro di cui io anche vorrei parlarvi. Poi ovviamente c'è il video di Issima che riporta le regole e fa capire il livello di follia di questa sfida, e c'è anche uno youtuber che ha provato a entrare, o come anche la Diva invece fa un video assolutamente contro. Diciamo, c'è una mobilitazione degli youtuber per sensibilizzare, essendo influencer, i ragazzi a non cadere in questa rete. Ma quello di cui invece volevo parlarvi è un altro livello. Sicuramente se avete figli, nipoti, studenti o ragazzi che vedete che portano questi tipi di lesioni, la questione non è se portano la balena incisa sulla pelle o un altro tipo di taglio, la questione è l'autolesionismo. E giustamente bisogna fare attenzione. Ora è drammatico che bisogna costruire una challenge del genere perché si faccia attenzione a queste cose, ed è questo che io vi vorrei parlare, di quanto è malata questa società. Nel senso, secondo me è stato proprio scelto l'esempio dell'animale, cioè della balena blu, che a causa del nostro stile di vita e dell'inquinamento che abbiamo causato negli oceani, dalla morte dei compagni perché li infiociniamo per fare il sushi più figo del mondo, no? Queste cose qua che poi non te ne frega niente, magari la stessa persona che ha mangiato i suoi cuccioli o il suo compagno qualche giorno prima, poi la vede arenarsi e fa e dà i fondi per aiutarla. Insomma, la nostra è una società profondamente falsa e retorica che porta a questo tipo di atteggiamento. Una tipo di setta del genere che va a colpire i ragazzi poteva farlo senza renderlo pubblico, questo vi dico, non usando Twitter e Facebook che arginano prima il problema. Anche la ragazza che è stata ultimamente salvata perché è caduta in queste reti qui è perché ha postato la fotografia come è stato chiesto dal gioco. Quindi bisogna rendersi conto che l'autolesionismo è un meccanismo per cui il dolore che ci si infligge spegne parte di quel dolore emotivo che a una certa età è insostenibile, e questo dolore emotivo spesso è causato dall'incompatibilità con il mondo. Tocca esattamente a un'età in cui non si è più bambini, in cui però capivi gli altri, e bisogna entrare in un mondo che è quello degli adulti, che è un mondo di finzioni, di odi, di rancore, di responsabilità che vengono passate come qualcosa di brutto, non un valore. Cioè, e il ragazzo dice: ma chi me lo fa fare? E ha un'ansia da prestazione, ha un'ansia di vivere, non capisce quale e se vuole quel ruolo lì. E
non viene ascoltato perché i professori parlano dei loro contratti, perché i genitori parlano dei loro stipendi, perché ognuno prende un suo ruolo e ci si distrae. Cioè, alla fine i nonni non ci sono neanche più perché li allontani, li metti in qualche ospizio e neanche c'è diciamo, quel diaframma lì. E il ragazzo, quel male che si fa. È una richiesta d'aiuto perché non ha più parole che gli adulti riescono ad ascoltare. Sono state dette cose terribili anche da uno dei fondatori, che è una specie di selezione naturale degli elementi più deboli. E sicuramente, questo è una cosa atroce. Quello che io dico che secondo me è malato. Che ci si rende conto che i ragazzi che si fanno del male, l'autolesionismo è una richiesta d'aiuto, che c'era bisogno di questa sfida del servizio delle Iene perché ci si attivasse tutti insieme a guardare le braccine o le gambine di tuo figlio, tuo nipote, tua figlia, che l'autolesionismo può essere anche il bere o gioventù bruciata, il correre in motorino o in auto in maniera sconsiderata, o il prendere i tuoi sonniferi, no? Genitori, i tuoi sonniferi, le tue pillole che ti fanno andare avanti in una vita che non riconosci, o il fumare a 14-15 anni che ferma lo sviluppo e che ovviamente velocizza determinati tipi di processi. Insomma, l'autolesionismo ha tante forme, il mangiare troppo, il mangiare poco, è infinito. La nostra è una società inadeguata e la stiamo trasformando in veramente, stiamo dimenticando tutte le forme di bellezza, di principio, di valori, di umanità, di divertimento, stiamo dimenticando che cos'è l'arte, stiamo dimenticando cosa sono gli affetti e onestamente pensare, di lasciare l'infanzia alle spalle, che è un mondo chiaro e pieno di sogni, per entrare in un mondo così competitivo e brutto come abbiamo trasformato la nostra società, beh, posso dire che c'è un ragazzo che si fa male, è abbastanza comprensibile, è nostra responsabilità. Quindi, a parte star vicino ai ragazzi, non bisogna trasmettere sempre questo segnale di bruttezza che noi abbiamo creato perché abbiamo il nostro bisogno di consolazione e di essere consolati da un mondo che non ci capisce. Insomma, siamo diventati adulti, adesso noi siamo responsabili e abbiamo creato un tale sistema ansiogeno che i nostri ragazzi diventano come le balene. E questa sfida ci sta dicendo: riesci a disintossicare il tuo mondo prima che tutte le balene si arenino? Questa è la domanda. Quindi, questo è quello che vi volevo dire. Scrivetemi nel box informazioni cosa ne pensate. Presto ritorneremo con i soliti ritmi. Grazie di avermi ascoltato. Iscrivetevi, commentate, condividete. Un bacione. Cirea!